Chi cerca la verità segue le rigide regole del metodo scientifico. Coloro che sono meno interessati alle scoperte genuine saltano questa noiosa procedura creando confusione. Poi vi sono quelli che sono semplicemente bugiardi. Nel corso dei secoli le loro menzogne hanno a volte arrestato il progresso umano, o almeno lo hanno messo in ridicolo. Immaginate cosa accadrebbe se alcuni dei più eminenti scienziati del paese prendessero sul serio una notizia come «Casalinga mette al mondo coniglietti», pubblicata sul Weekly World News, e addirittura la avallassero. Bene, fu proprio ciò che accadde circa 3 secoli fa in Inghilterra, durante la cosiddetta età dell'illuminismo. Nel 1726 corse voce che una donna aveva dato alla luce una cucciolata dopo essere stata violentata da un coniglio, forse della razza di quelli che attaccarono Jimmy Carter nel 1976, come disse lo stesso presidente. Un medico locale che assistette al travaglio rimase sbalordito nel vedere gli animali morti da lei partoriti. Ben presto, la notizia della prodigiosa mamma coniglio si diffuse in tutta la Gran Bretagna, dando luogo ad una tale controversia che re Giorgio I ordinò di condurre un'indagine. Il chirurgo di corte, Nathaniel Saint-André, si recò a visitare Mary Tofts nella città di Godalming, nel Surrey, e la trovò in preda alle doglie per il suo 12° coniglietto. Il medico del re vide personalmente il neonato dalle orecchie penzoloni. Si trattava, dichiarò, di un fenomeno preternaturale. L'aria nei polmoni della bestiola e il contenuto nel suo colon, cose di cui Saint-André aveva preso accuratamente nota, avrebbero dovuto fargli capire che il coniglietto se n'era già andato saltellando in giro prima di venire fuori dalla tana. Ma non fu così. Il luminare prese con sé l'animale morto e i suoi fratellini e tornò a Londra, dove eseguì ulteriori esperimenti scientifici davanti ad un re e a una corte piena di timore reverenziale. Nel frattempo, gli strani parti di Mary Tofts divennero un'ossessione nazionale persino tra l'elite intellettuale. Il poeta Alexander Pope scrisse ad un amico sul «Miracolo di Guildford», domandandogli se ci credeva. «Vi è una cosa che attualmente smuove le lingue di tutti», rivelò il noto osservatore politico Lord Hervey. «Una donna del Surrey, che ha messo al mondo 17 conigli e in questi giorni sta per partorire il 18°, so che state ridendo, e anch'io me ne faccio beffe, ma il fatto, come viene riferito attestato dal chirurgo Saint-André, il quale giura di averla aiutata a darne alla luce 5, è qualcosa che lascia davvero bocca aperta». Saint-André parlò delle straordinarie nascite in un saggio intitolato A Short Narrative of an Extraordinary Delivery of Rabbits, breve storia di uno straordinario parto di conigli, che divenne un bestseller prima di coprire di ridicolo il suo autore. La storia, che avvinceva l'attenzione del regno, cominciò a chiarirsi quando Mary Tofts venne condotta a Londra e posta sotto stretta osservazione ginecologica. Tutti gli abitanti della città, sia uomini che donne, sono andati a vederla e a sentirla, disse Lord Hervey. Tutti gli eminenti medici chirurghi e tutte le ostetiche di Londra sono là giorno e notte per assistere al suo prossimo parto, il quale, naturalmente, non vi fu. Alla fine si fece avanti un ragazzo, il quale affermò che Mary lo aveva pagato perché le procurasse di nascosto un coniglio, sotto la minaccia di un trattamento medico che evidentemente ritenne peggiore del fatto di infilarsi i conigli morti su per il canale del parto, la donna fu costretta a confessare l'inganno. L'aveva architettato, disse, per ottenere una vita migliore di quanto avrei mai potuto sperare. Dopo aver trascorso un breve periodo in prigione per frode, Mary Tofts poté tornare nella sua casa a Godalming, dove sembra che, poco dopo, abbia dato alla luce un figlio umano.